Ragazzi, ben ritornati, pochi allenatori, poche allenatrici, bentornati in un video di Buddy. Come al solito siamo qui con un video speciale oggi. Allora, ho invitato una cara persona di fianco a me che sarà la valletta per il video di oggi. E oggi faremo una cosa speciale. Quindi chiedo alla valletta di portare le carte all'interno di questa situazione. Per favore, grazie. Buonasera. È una bellissima valletta, lo so, però purtroppo ero sotto budget e non potevo assumerne una vera. Abbiamo qui 4 pacchetti di Zenith Regale. Oltretutto questo qui è il pack, quello piccolino, con le 3 buste di Cinderace. Molto figo, che c'è anche la spillettina qui. Ma oggi insieme a... Dove è finita la valletta? Ecco, insieme alla valletta andremo a fare il tieni, raddoppi o lasci. Spiega veloce. In poche parole puoi scegliere, quando tu aprirai questa busta, okay, di tenere, raddoppiare, quindi duplicare, insomma, come dire, tu sei talmente convinto di avere il valore di quella carta in mano che troverai una carta che varrà più di quella che trovo io. E nel caso dovesse perdere, la mia carta va a te, la tua carta va a me. Oppure lasciare. Quindi dire, secondo me questo pack non ha valore, te lo lascio a te. Abbiamo questi 3 pack, intanto facciamo così. Unboxing questo è un unboxing un po'... Ok, un po'... Molto casuale. Bisogna spaccare tutto. Vedere pure la spilla. Bella la spilla. La spillettina è molto bella di Cinderace. Sì. È così, sì. Ma che bellina, ragazzi. Molto, molto carina. Allora, abbiamo, come al solito, codicino. Qua, pigliatevi il codicino. Bello. 3 pacchetti e la carta Cinderace colpo singolo. Cinderace colpo singolo. Molto carina, molto bella. A me piace molto Cinderace come Pokémon, soprattutto anche su Pokémon Unite, che mi piace un tot. Non so se ci giocate, ditemelo nei commenti. Ma ora, tu devi scegliere. Prendi, lasci, raddoppi, eccetera. Ok? E io sceglierò un solo pacchetto di questi qua che avremo. Quindi io ne scelgo 3. Allora, tu ne scegli 3, però ovviamente quello che lasci va a me. Io scelgo già il mio pacchetto. Scelgo già il mio pacchetto. E farò sbarabam bam bam bom bom bam bom pong bong dong. Ti piace il mio modo di cercare? Ora, allora, tu di questi devi scegliere quale prendere, quindi tenere, raddoppiare, quindi dire che secondo te trovi il doppio del valore più, o doppio comunque più del valore delle mie carte, e quello da lasciare a me invece. Raddoppio. Ok, il primo è raddoppiato. Prendo e lo lascio. Prendi e mi lascia questo di fianco. Allora inizio io, visto che tu hai rischiato adesso la tua vita, così vedi anche il trick, perché non so se tu sai il trick delle carte. No. Vabbè, poi adesso te lo spiegherò, perché sono trick per persone. Spacco troppo i pacchetti, lo so che vi arrabbiate ogni volta, ma devo far così, ragazzi. Allora, codicino e lo facciamo girare di qua. 4 carte. Ok. Sentiamo se... Aia, ho già perso. Scusate un attimo. Ok, iniziamo bene. Vai. Energia lotta. Bisharp. Graveler. Graveler. Acchiappa Pokémon. Che vorrei acchiappare un bel Pokémon, insomma, super raro, super bello. Facciamo così, ve lo zoom ancora un pochino. Ok, sì, così si vede meglio. Cherubi. Excute. Rockruff. Lo sai che Rockruff mi sembra tipo un po' copiato da altre cose. Puriolin. Io qua già vedo qualcosa. Chi ma non apra. E no, aspetta, adesso siamo Luvdisk. Luxio, che oramai ne ho tipo 57.000. E sotto secondo me c'è una V. Mi sa che ho già perso. C'è una V qua sotto secondo me, lo sai? Allora, olle, un Charizard V. Attenzione, non vale tanto questa carta. Ti va bene? Okay. Perché ad oggi non vale tanto. Oltretutto ce l'ho doppia, quindi te la posso anche regalare. Io ho già le bustine pronte qua, vedete. Se vuoi te lo posso regalare, oppure lo regalerò a qualcuno di voi. Poi sceglierà il buono e caro Tommy che cosa fare. La prima carta che ho trovato io, Charizard V. E insomma, lasciamolo qui che magari ci porta fortuna. Vado col secondo pacchetto, vai, caro. Vai, caro. Vai, quindi caro. Vediamo. Ovviamente poi adesso sommiamo dopo i costi di queste carte. Parte qui, ma voi lo sapete meglio di me, ragazzuoli, che voi sapete tutte le cose meglio di me. Allora, così, codicino, 1, 2, 3 e 4. Non lo so, non lo so, non gratta. Domenica. Però c'è un'energia fuoco. Un bel Charizard art alternativa non mi dispiacerebbe. Trolley di salvataggio. Riolu. Anche questo ce n'è 4.000. Starly, vabbè, ma tutti questi qua ce n'ho 4.000. Scyther, Emolga, guarda, lasciamolo stare che veramente non lo sopporto più, lo trovo in ogni cosa. Yanguz pure. Questo qui ho scoperto tipo dopo 10 video che erano denti. Io pensavo fosse il pezzo della faccia, ma ho detto, ma Yanguz non ha la faccia così. Poi l'ho scoperto dopo 10 video.
Charabug lucente! Ho trovato uno shiny, raga! Che figata! Quindi qua sotto questo per vale ci... qualcosa. Qua sotto ci deve essere per forza. Niente. Mannaggia, raga, Charabug lucente, che bello! Valletta delle bustine. Grazie, signora Valletta. Allora, io devo dire che... Tu hai fatto il tuo. Vuoi che facciamo subito il conto così vedi di quanto devi essere no, sopra? Facciamolo alla fine. O ce lo teniamo alla sì, fine, lo allora? Lo scopriamo alla fine. Ok, allora, intanto, raga, Charabug shiny e Charizard V. Intanto vediamo cosa trova il nostro caro Valletto. Valletta, Vallette. La nostra Valletta, ok? Adesso... Adesso te lo dico io. Quale raddoppio e quale... No, hai detto non me lo ricordo il più. Primo deve raddoppiare questo raddoppio lo lasciamo per... E guarda, io ti concedo una cosa. Deve raddoppiare il valore di questa carta. Voi la sapete benissimo, ragazzuoli, il valore di questa carta. Lui no. Quindi vediamo quello del raddoppio. Ah no, adesso stai guardando quello che ti tieni tu. Quello che tengo. Ok, quello che tieni quello. Vediamo che cosa trovi. Se hai fatto la scelta giusta oppure no. Ma che si fa così? Non devi far vedere le carte. Scusate, non sono pratico. No, gira il codice. Poi quattro carte, ma senza sovrapporle. Due, tre, quattro. E le porti davanti. E le porto davanti. Sì, così. E poi giri e ti guardi tutto quello che c'è. Secondo me, io ho già intravisto che non c'è nulla. Oppure, sono un bordino nero. No, non è. Energia. Un altro B-Sharp. Che aveva portato fortuna. Un'altra Ultra Ball. Bello, Salazl. Scyther. Niente di che. Riolu. Riolu ne abbiamo 40. Un altro Yanguse, va bene. Un altro Cherubi, perché siamo oramai... Abbiamo Cherubi su Cherubi. Posso fare un cambio in atto? tu hai scelto quella che tieni in questo momento. Vabbè, va bene. C'è la Holo Reverse qui dietro. Pinchurin. E dovresti avere l'ultima carta. Poi puoi farlo con calma. Secondo me non c'è niente. Già. È andata male, ragazzi. Bello questo Dabwul. Ti tieni male, proprio una bellissima carta, posso dirlo? È andata male, ragazzi. Vabbè, niente, raga. Queste carte qui, ovviamente, quelle che non utilizziamo, ve le voglio regalare alle fiere. Quindi avete già un bel pacco di, sì, di 30 carte. 30 carte pronte, belle per essere usate per voi che giocate. Allora, ora sta utilizzando, raga, il pacco del raddoppio. Quindi ora vediamo se effettivamente ha vinto. Oppure no, ce la stai facendo? Ti vedo un po' di difficoltà. Vai, codici. No, vabbè, lancio, non essere veloce. Tanto il codice loro lo prendono velocemente. C'hanno gli occhi di Cyborg. Tu puoi sentire in teoria dell'ultima carta se gratto oppure non gratto. Se no, dovesse al contrario. Devo andare a... L'hai presa al contrario? Aspetta, l'hai presa al contrario o erano al contrario? Erano al contrario. Ma il pacchetto l'hai aperto dritto con la... Sì. Fammi vedere. Guarda. Secondo me le tirate fuori male. Perché potrebbe essere un pack errore. Di solito negli error pack, quando trovi cose al contrario, robe strane, potresti trovare carte decenti. Ma non lo so. Non comunque stai spoilerando tutte le carte dietro. Non vorrei dire. Guarda che stai guardando male. Ops. Non lo so. Poi spoiler. Non sono qua. Pratico. Stai fermo lì. Guarda così. Ma martello dirompente. Lancia una moneta se. Boh, non lo so. Vabbè. Allora, Wailmer. Piano, devi andare piano. Vado pianissimo. Allora, io quando trovo gli Shinx, trovo sempre qualcosa di bello. Questa dovrebbe raddoppiare, eh. Questa ricordati che è il raddoppio. Sta raddoppiando niente qua. No, per ora no. Però mancano ancora un po' di carte sotto, no? Seal, guarda che bellino. Ok, dietro ci dovrebbe essere la carta della tua fortuna oppure della tua miseria. In questo momento, se tu perdi... Nel prossimo video mi comprerà lui pacchetti di carte Pokémon, ragazzi. Io ve l'ho detto. Mi compra 1000 euro di pacchetti di carte Pokémon. L'ha appena detto. Adesso 5000, avete sentito anche voi. Allora, qui sotto devi vedere che cosa hai trovato. Secondo me non c'è nulla. Mamma mia. No, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra? No, non ce ne può essere. Se ce ne fosse stata un'altra. Era la mia speranza. Se ce ne fosse stata un'altra, era un pack errore. Ma. Comunque a questo punto andiamo un attimo a dare i valori di queste due carte e poi vediamo di quanto doveva raddoppiare quello che ha trovato effettivamente. Se non sbaglio sono tipo 10 centesimi questa. Forse 2 centesimi. Allora, abbiamo visto i prezzi, ragazzi, ve l'avevo detto. Questo Charizard all'inizio valeva un botto, poi ha smesso di valere. Ma io lo voglio tenere perché secondo me in futuro potrebbe guadagnare valore. Mentre Charjabug, io lo chiamo Charabug, vabbè, chiamatelo come volete. Come vogliamo. È bello comunque il nome così, ragazzi. Cioè, ci sta Charabug al posto che Charjabug. Questo Charjabug su Card Market costa dai 30 centesimi ai 5 euro. Quindi in realtà non saprei dargli vero proprio un prezzo. Io mi tengo sempre su quello più basso. Però abbiamo trovato ben
3-4 euro di carte. Sì, certo. Vabbè, devo dire che comunque come pool non è male, perché gli artwork sono belli. Abbiamo trovato delle carte belle. Poi in più c'è anche Cinderace, che oltretutto non ha la sua sleeve, non gliel'ho ancora messa, mannaggia. Perdonami, ai pesci. No, è una valletta. Abbiamo anche questo Cinderace, che è, dovrebbe essere promo questa carta qui, se non sbaglio, di Cinderace, perché vedete c'è la stellina sotto. No. Sì. Sì, promo. Ah, sì, sì, sì. Questa qui è una promo, quindi. E niente, devo dire che ci è andata male. Cioè, in realtà è andata male a tutte e due, perché non abbiamo nemmeno rifatto il costo. È andata più male a me. Vabbè, ma perché te hai sbagliato a prendere i pacchetti? Cioè, io non ho scelto. Io vi dico. No, in realtà la spilla è mia, anche quella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Se volete questa spilla, commentate sotto con cocomero. No, cocomero rosso, saltellante. bello. E noi ci vediamo in una prossima spilla. Da spilla è tutto. Spilla a tutti.